Without further ado, I'm going to pass you on to our amazing ambassadors. So I'm not sure what structure you guys have prepared for us, but please go ahead and welcome. Grazie, benvenuti a tutti. Io sono Erasmo Modica, sono un docente di matematica e fisica di un liceo scientifico di Palermo. Intanto vi riassumo brevemente per chi non è riuscito a comprendere quello che ci ha detto Mishba. Sostanzialmente lui intanto vi accoglie e vi dà il benvenuto e la registrazione del webinar sarà resa disponibile successivamente e inoltre ciascuno di voi riceverà un attestato di partecipazione a questo incontro. Fatta questa premessa, possiamo direttamente iniziare. Gli altri miei relatori successivamente faranno vedere una serie di esperienze sul campo, cioè vi faranno vedere quali prodotti hanno realizzato e come li utilizzano in classe. Io partirò con una breve presentazione di Wakelet, senza scendere troppo nei dettagli. Ci riserviamo di fare ulteriori incontri successivamente. La condividiamo lo schermo, datemi un cenno di visualizzazione corretta. E attendiamo. Perfetto. Ok, quindi partiamo. Perfetto. Allora, cos'è Wakelet intanto? Wakelet è una piattaforma appunto gratuita che nasce per la content curation, quindi per la cura dei contenuti, ma in realtà successivamente si è capito che si riescono a fare tante altre cose utili soprattutto nel mondo della scuola, quindi non nasce per la scuola, nasce per un altro scopo. Cosa si può fare con Wakelet? Quando in genere noi navighiamo in rete troviamo sempre dei siti interessanti che vogliamo conservare, ma in genere o copiamo il link in un documento o ci perdiamo, ogni tanto li perdiamo. Wakelet ci permette di raccogliere i nostri preferiti tutti all'interno di quelle che vengono chiamate raccolte o collezioni. Quindi io posso inserire articoli, video, blog, tweet, documenti o quant'altro all'interno di queste collezioni, di queste raccolte. Quindi se guardiamo sulla sinistra possiamo noi vedere un esempio di Wake costruito. Quindi le collezioni loro in genere le chiamano Wake. Quindi cos'è un Wake? Una raccolta, una collezione. All'interno di una raccolta possono convergere, come vedete, un video di Flipgrid, ovviamente alcuni lo conosceranno, altri no. All'interno di questo stesso Wake, oltre al video, è inserito un testo. Qui è inserito invece un link o un'immagine. Questo cosa mi fa capire? Che non è una raccolta sterile, cioè considero una serie di link, li metto lì e finisce lì. No, in realtà è una raccolta che io posso ragionare, quindi una raccolta ragionata. Posso inserire dei commenti e fare in modo di dare un senso alla mia raccolta. Una cosa importante che posso fare, creata la raccolta, io posso intanto fare in modo di inserire all'interno di questa raccolta, abilitare gli studenti a collaborare con me. Quindi in realtà posso creare la raccolta, poi magari ve lo faremo vedere come si fa nella introduzione generale, no, dare questo codice agli studenti. Gli studenti possono inserire e arricchire la nostra raccolta con i loro supporti. Dopodiché, completato il lavoro, si può effettuare la condivisione sui social più conosciuti, quindi posso su Twitter, su Facebook, su Classroom o su Teams, eccetera, eccetera. Quindi, intanto, una cosa importante che noi notiamo è che Wakelet, appunto, è ben integrata con tante altre app. Come vedete sulla sinistra ci sono tantissime app che si interfacciano bene con Wakelet. Possiamo vedere degli esempi, possiamo vedere Google Drive, Bonsè, Chrome, Twitter, Sway, Mozilla. Quindi la condivisione creata alla raccolta è molto semplice. Inoltre, molti browser hanno la possibilità di inserire un pulsante che interagisce, quindi si interfaccia bene con questa piattaforma, ovvero con Wakelet. Quali sono le caratteristiche fondamentali di Wakelet? Allora, intanto è importante, cioè il suo utilizzo è molto utile per esempio nella didattica digitale integrata, proprio perché permette di fare dei lavori collaborativi. Quindi il
gli studenti possono collaborare tra di loro, quindi possono fare progetti di gruppo, possono anche utilizzarlo, per esempio, per restituire dei lavori. Cioè io creo un Wake, lo condivido con gli studenti e gli studenti mi possono restituire i loro lavori, PDF, immagini, quello che hanno prodotto. Un altro elemento importante è la copia delle raccolte. Cioè, quando io costruisco un Wake, se lo voglio, cioè se mi sta bene, posso abilitare il pulsante di copia in modo tale che qualsiasi altra persona collegata, cioè che entra all'interno di questa raccolta, che la reperisce, la trova all'interno di Wakelet, può copiarla e quindi riutilizzarla, modificarla a proprio piacimento. Un elemento importantissimo soprattutto per l'inclusione, questo è il lettore immersivo. Cos'è il lettore immersivo? Cioè io sono in grado di poter leggere il testo, cioè far leggere il testo che è inserito all'interno dei vari Wake. E la cosa importante è che addirittura lui riesce a fare la traduzione in 60 lingue. Forse credo che Cristiana successivamente vi farà vedere un po' come funziona il lettore immersivo, soprattutto all'interno di una raccolta pensata per gli insegnanti di lettere. Inoltre, si possono incorporare le raccolte. Cosa vuol dire? Cioè, creata la mia raccolta, io posso andare a esportare, a prendere il codice embed, quindi lo posso incorporare all'interno di blog, siti oppure piattaforme per l'e-learning, eccetera. Gli insegnanti come possono usare Wakelet? Lo possono usare in diversi modi. Possono costruire delle newsletter di classe da condividere e con i propri studenti oppure con i genitori, oppure newsletter di istituto. Possono appunto raccogliere risorse, ma questo è, diciamo, l'utilizzo immediato che uno può fare di Wakelet. Possono crearsi dei lesson plan, cioè dei piani di lezione, cioè io inserisco all'interno di un Wake tutto ciò che devo dire durante una lezione, oppure tutti i documenti che devo utilizzare o voglio far visualizzare, oppure dei video che voglio far vedere agli studenti, e li utilizzo ovviamente non solo per quest'anno scolastico, ma li posso utilizzare anche per tutti gli anni scolastici a venire. Posso anche documentare il mio sviluppo professionale, per esempio posso utilizzare il Wake per inserire una serie di attestati, riconoscimenti, oppure, non lo so, degli elementi importanti di un corso di formazione che ho seguito. Posso creare lezioni interattive, quindi lezioni in cui siano presenti testi, immagini, video, oppure lavorare con dei gruppi di ricerca. Gli studenti, invece, come possono usare Wakelet? Bisogna fare una distinzione tra studenti dai 13 anni in su e studenti al di sotto dei 13 anni. Gli studenti che hanno già compiuto 13 anni possono creare un proprio account Wakelet, quindi è consentito, e loro stessi possono organizzare le loro raccolte, crearle, curare i contenuti, consegnare compiti, eccetera. Se invece lo studente ha meno di 13 anni, non si crea il problema dell'account, non è necessario che loro lavorino con un account. In questo caso l'insegnante può condividere la raccolta con gli studenti e loro possono contribuire ad essa. Quindi possono dare il loro contributo pur non essendo registrati a Wakelet. Quindi per cosa può servire? Per assegnare per esempio dei compiti, per fare delle discussioni in classe, quindi lo posso usare come una sorta di bacheca. Certo, non sostituisce il Padlet classico che noi conosciamo, che possibilmente è molto più pratico, ma in realtà io posso inserire dei messaggi di testo all'interno di un Wake. Quindi i ragazzi si collegano, entrano nel Wake condiviso e inseriscono i loro messaggi che io riesco a leggere, per esempio, proiettandoli sulla LIM. Progetti di ricerca, compiti. E anche il portfolio digitale. Si parla tanto di portfolio digitale dello studente. All'interno di un Wake, uno studente può raccogliere tutti quelli che sono stati i lavori effettuati durante l'anno scolastico. Un giorno in classe con Wakelet. Cosa posso fare quindi? Posso curare le risorse, quindi raccogliere, appunto, come abbiamo detto, articoli, documenti, video. Posso fare piani delle lezioni, assegnare compiti e newsletter di classe. Queste sono le quattro, diciamo, cose fondamentali sostanzialmente che io posso andare a fare in classe nella didattica. Due parole invece al di fuori dell'uso di Wakelet. Wakelet ha di straordinario la community. C'è una community di docenti e di utilizzatori di Wakelet che è meravigliosa. Quindi quando si entra all'interno di Wakelet, si entra, diciamo, come un membro della community. Successivamente si può diventare anche ambassador. L'ambassador, diciamo, che è la persona che
ha avuto la capacità di diffondere tramite social media Wakelet il più possibile. Un altro programma importante che Wakelet mette a disposizione delle scuole è lo studenti ambasciatori. Sostanzialmente consiste in un programma in cui gli studenti possono raggiungere dei determinati compiti, devono portare a termine, scusate, determinati compiti e ottenere dei badge via via. Perché è un bel programma? Perché è un programma che riguarda la cittadinanza digitale. Quindi ci sono degli step da seguire che possono essere utili per la cittadinanza digitale. Quindi quest'anno noi siamo all'interno di questo nuovo percorso di educazione civica, dobbiamo fare queste ore in più, potrebbe essere un programma utile. Wakelet è ben integrato con i vari dispositivi, quindi ci sono le app per iOS, quindi per Apple e per Android, e le estensioni a cui accennavo prima, quindi nei browser io posso andare a scaricare le estensioni che mi permettono di fare interagire meglio la navigazione con Wakelet. Quindi basta iscriversi, creare, condividere e usiamo facilmente Wakelet. Risorse utili sono, ovviamente questa presentazione sarà resa disponibile a tutti e potrete usufruire di questi link successivamente. Terminata la presentazione, adesso io vi faccio vedere semplicemente due attività possibili, molto velocemente. Questa è un'attività che può essere utile per i primi giorni di scuola, soprattutto per i ragazzi delle prime classi di tutti gli ordini di scuola. Conosci i tuoi compagni. È un wake molto semplice in cui io posso dire agli studenti, ognuno di voi compili un wake, li posso raccogliere tutti all'interno di un unico wake e per esempio possono dare informazioni sul perché hanno scelto la scuola che stanno frequentando, quali sono gli hobby, possono anche loro utilizzare Flipgrid, quindi fare dei video. Invece i miei preferiti serve per far conoscere un po' quello che sono le preferenze dei ragazzi, ciò che piace loro, quindi libri, colori, cibi, stagione. Ovviamente è molto più indicato per studenti della scuola, per esempio, primaria o per la scuola secondaria di primo grado. Al liceo magari un po' non è visto benissimo, magari agli studenti, perché sono un po' più grandetti, però potrebbe anche funzionare, perché no. Contattami, invece i ragazzi possono dare i loro contatti dei vari social e l'email. Invece, questo è un esempio più, diciamo, matematico. Io sono un insegnante di matematica, mi piace la storia della matematica, quindi in genere agli studenti presento anche questi tipi di percorsi. Quindi cos'è questo WAKE? Sostanzialmente un piccolo percorso sulla matematica egiziana, quindi si parte, come vedete, da un'immagine. L'immagine mi indica la geografia dell'Egitto. Sfondo storico, quindi alcune informazioni sulla storia dell'Egitto, un'altra immagine con un papiro, cosa sono i papiri, la stella di Rosetta, quindi come vedete è una successione di immagine, testo. Ovviamente queste possono essere poi lette dal lettore immersivo, però non ve lo faccio vedere io, ve lo farà vedere dopo Cristiana. Ovviamente io potevo anche inserire dei video presi da YouTube, qui in questo caso non l'ho fatto, in altri wake sì, quindi aritmetica egizia, quindi sempre testo, immagine. Quindi come vedete io ho utilizzato in questo caso Wakelet non per fare una raccolta di siti web o di materiali didattici, cioè documenti, ma l'ho utilizzato per dare una struttura a un percorso didattico. Detto ciò, io passerei la parola a Cristiana, che vi illustra invece la parte relativa, con degli esempi relativi alle lettere. Grazie. Grazie a te, Ras. Allora. Aspettiamo un attimino, interrompi la condivisione, grazie. Sì. Allora, adesso vediamo appunto alcuni esempi. Allora, eccoci qua. Cominciamo da questa pagina. Questa è la mia dashboard. La dashboard quindi ci consente di dare vita a diverse collezioni. Come si crea una collezione? Semplicemente cliccando qui
Adesso un attimino, oggi abbiamo un po' connessioni globali in tutto il mondo, un po' che appunto devono un po' caricarsi, intanto che aspettiamo vi faccio vedere questo. Allora, all'interno di Weklet nella dashboard, quindi detto questo, noi possiamo cliccare su questo pulsante per attivare poi la creazione di una collezione, abbiamo questa che è la dashboard, ma anche la possibilità di avere uno spazio di classe. Che cos'è lo spazio di classe? Lo spazio di classe, non sta ancora caricando, ci consente in pratica di, che è questo poi lo spazio di classe, ci consente di avviare un percorso con i nostri studenti, perché questo spazio di classe, adesso lo vedete, è privato, ma io sto creando appunto questo percorso sul romanzo, sui personaggi e sulla fabula e l'intreccio, dove ho inserito diversi item. Che cosa sono questi item? Sono ad esempio delle immagini, dei testi, degli esercizi che mi saranno poi utili da creare con i ragazzi. E questa collezione, come potete vedere, adesso è in modalità non è né pubblica né privata, cioè è riservata. Cosa vuol dire? Che io posso fornire questo link ai miei studenti e sarà soltanto la mia classe che interagisce, quindi all'interno di questo, che è una raccolta che ci racconta un po' che cos'è la fabula, che cos'è l'intreccio, ma prevede ad esempio anche di vedere dei video realizzati da Will Woo Smith e pubblicati su YouTube, dove si racconta come si costruisce un romanzo, ad esempio. E poi posso inserire degli esercizi. Gli alunni possono entrare all'interno di questa raccolta, svolgere gli esercizi, ma addirittura possono appunto creare a loro volta delle mini collezioni. Adesso siamo ritornati, mi ha caricato la pagina, quindi vediamo come si fa. Prima di tutto si può aggiungere un'immagine di copertina. Adesso non la carico, però potete vedere, possiamo caricare un'immagine dal mio PC oppure sceglierne una dalla libreria. E da questo punto di vista possiamo stare molto tranquilli perché all'interno della libreria di Weklet troviamo tutte immagini di pubblico dominio e quindi insegniamo anche questo aspetto agli studenti, potranno quindi utilizzare le immagini da aggiungere alla copertina ma anche da inserire poi all'interno dei loro percorsi per dare appunto una narrazione. Allora, qui si inserisce appunto un titolo, adesso ne scriviamo prova, e poi una semplice descrizione. Questa descrizione ci serve appunto per, come dire, qualificare il tipo di percorso. Per aggiungere poi un contenuto dobbiamo cliccare su più. In questo caso possiamo incollare l'URL di un sito, e non abbiamo soltanto l'URL, abbiamo anche la spiegazione, aggiungere una casella di testo, ma questa casella di testo presenta praticamente tutte quelle opportunità che abbiamo quando apriamo ad esempio un documento di Word, e all'interno di questa casella di testo noi possiamo inserire delle immagini, possiamo inserire anche degli emoticon, pensiamo appunto ai bambini della scuola primaria o anche della scuola secondaria di primo grado, quindi, ma anche, come dire, possono essere anche simpatici da utilizzare per vivacizzare e dare una forma diversa, interattiva al nostro percorso. Possiamo linkare un link che viene da YouTube, quindi ci aprirà direttamente, avremo direttamente qui la finestra del video senza nessuna distrazione per lo studente che andrà a visualizzarla. Possiamo anche fare una raccolta dei tweet. Pensiamo a un determinato argomento, una determinata attività che abbiamo fatto con i ragazzi più grandi, ad esempio utilizzando Twitter, e possiamo poi raggruppare qui tutti i tweet per avere un resoconto. Ancora, i bookmarks sono una cartella dove noi possiamo preventivamente salvare tutti i link che durante la navigazione, come vi ha sottolineato prima Erasmo, a seconda del browser che noi utilizziamo, possiamo salvare questi link, quindi questi bookmakers, che per noi sono importanti, e poi ce li ritroviamo direttamente già catalogati, e quindi andiamo a scegliere. Possiamo inserire un'immagine, oppure inserire un PDF, ancora un documento da Google Drive, da OneDrive, oppure addirittura girare un video utilizzando quelle che sono le caratteristiche di Flipgrid. Per fare questo, e soprattutto se avete una, diciamo, delle piattaforme che sono legate a Google Drive o a OneDrive, vi consiglio, se vi siete iscritti col vostro account personale, di andare a modificare la mail. Potete aggiungere la mail che vi è stata rilasciata dall'istituto, e in questo caso collegherete praticamente il Flipgrid di
il Flipping Grid, lo collegherete alla vostra piattaforma e anche gli studenti quindi non avranno necessità di dover, come dire, attingere a nuove credenziali, ma noi come docenti potremo condividere i nostri percorsi all'interno della piattaforma in uso, quindi o questa, e quindi loro, come dire, lavoreranno appunto in un ambiente protetto. Quindi questo è per come creare, vedete, in maniera molto semplice, ecco, ricordiamoci una volta che abbiamo finito di cliccare su Done, mentre qui, dove vedete adesso privato, andiamo appunto a inserire, se questa raccolta la vogliamo rendere pubblica, oppure se non in elenco, o finché ci lavoriamo lasciamola privata. Vi faccio vedere ancora, quindi questo l'abbiamo visto, ad esempio, questa è un'altra raccolta e qui andiamo ad attivare. Vedete, in questo in cui ho cercato un po' di inserire quali sono le specificità di Wacklet di cui vi ha parlato adesso Erasmo, io ho preparato questo, diciamo, questo Wacklet. Che cosa faccio? Quindi clicco, vedete, qui in corrispondenza e si apre a questo punto l'Immersive Reader. L'Immersive Reader ci consente, vedete, cliccando qui, adesso non lo faccio perché c'è già la mia voce, quindi di attivare il lettore vocale, va bene, il lettore di tutta questa raccolta, con delle funzionalità molto interessanti che vedete sono qui, qui in alto a destra. Abbiamo da una parte le preferenze di testo, quindi possiamo, vedete, ingrandire il testo a seconda, e possiamo anche dare appunto questo consiglio, a seconda anche dei problemi che abbiamo tutti di vista, no? Quindi un po' di miopia, un po' altro, ma anche delle difficoltà. Ancora possiamo cambiare, quindi scegliere il font e adottare appunto il font che più, diciamo, con cui siamo più abituati. Vi ricordo il Georgia e il Verdana se abbiamo dei bambini o dei ragazzi che soffrono di dislessia o di disgrafia. Ancora possiamo decidere il tema, quindi a dare alla nostra pagina invece di essere bianca, quindi assegnare per esempio un tema a maggior contrasto. Ancora possiamo sfruttare le possibilità della grammatica, quindi separando, ad esempio attivando la possibilità di sillabare il testo o anche di, se siamo appunto insegnanti di lingua italiana, possiamo anche sfruttare per individuare le strutture base della grammatica. E ancora, agendo qui, possiamo inserire quindi le preferenze di testo e, come vi sottolineava prima Erasmo, anche scegliere il tipo di lingua, va bene? Quindi questo, ad esempio, l'Immersive Reader. È sicuramente molto utile perché sappiamo benissimo che i nostri ragazzi spesso amano più ascoltare che leggere e quindi assolutamente utilissimo, vedete? Quindi tutto quello che noi andiamo ad inserire nella nostra raccolta può essere poi letto, oppure i ragazzi possono leggere appunto i percorsi dei propri compagni. Questa ancora, ad esempio, questa che vi faccio vedere, News, è perché abbiamo visto prima la favola, l'intreccio e il romanzo, quindi una raccolta che riguarda lo studio della letteratura italiana che porterò avanti tutto l'anno, che creare della raccolta Wacklet per fare appunto formazione docenti. Quindi ad esempio questa è legata ad una formazione che ho attivato, in cui ho inserito delle indicazioni, ma anche degli articoli al mio sito in cui appunto racconto come si fa oggi didattica. Quindi non solo formazione che riguarda l'apprendimento in classe, ma anche formazione professionale. Vi faccio vedere ancora questo, questo esempio. Questo è su internet e social network ed è stato realizzato dai miei ragazzi. In pratica io ho inserito delle risorse, vedete, sia in lingua italiana che in lingua inglese, e poi loro sono andati a realizzare con Bansi, quindi vediamo l'integrazione adesso di Bansi,
diciamo, dei documenti. Vedete, poi agenda abbiamo anche la lente di ingrandimento che ci consente appunto di verificare appunto quello che è scritto, ma anche poi di attivare, vedete qui, di attivare l'immersive reader. Per quanto riguarda il PDF, adesso non provo ad aprirvelo, il PDF vi si apre a tutto schermo e quindi si può tranquillamente leggere, poi si clicca sulla X e si esce. Quindi queste sono, come dire, vedete, qui ad esempio hanno creato un volantino, qui ancora un altro volantino con le regole in inglese, anche per condividerlo con altri compagni. Mi pare di non aver dimenticato nulla, dunque torniamo qua, ecco sì, mi pare di aver detto tutto, quindi interrompo la condivisione schermo e lascio la parola ad Irene. Sì. Grazie, grazie mille. Allora, fatemi un cenno se è possibile vedere la mia condivisione. Vedete il mio schermo? Sì? Non ancora, Irene. Fatemi un cenno. Sì. Vedete? Non ancora. Forse sta ancora caricando. Sì. E ho già condiviso. Ci siamo? Allora, io mi presento. Are you trying to share your screen, Irene? Yes, done. Okay. Oh, wait. Okay. Ready. We can see it. Oh, ok. Perfect. Allora, io sono Irene Confalone, insegno in una scuola primaria, un istituto comprensivo di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. E quindi io presenterò un altro tipo di realtà, ecco, come dicevamo durante gli incontri che abbiamo avuto con i nostri gli ambasciatori Erasmo, Cristiano e Massimiliano, un'altra visione, un altro aspetto di Wakelet, più realizzativo, ecco. Naturalmente mi sono calata nella realtà rispettando l'età dei miei alunni. Io volevo presentarvi intanto il mio ingresso in Wakelet. Io ho scoperto Wakelet 4 anni fa, obbligata quasi dalle attività appunto che dovevo realizzare per un corso di formazione con la piattaforma The Teacher Academy. E allora il progetto era appunto, il corso era Learning in a Museum. E quindi questo, come vedete, bisognava appunto scandagliare tutto ciò che poteva essere possibile, trovare le realtà e le applicazioni nella didattica di una visita al museo. Guarda caso, poi ve lo dirò infine, ma questa immagine sono io, proprio perché ho presentato in questo progetto la mia visita al museo di Escher, che guarda caso si è attuata, è stata avviata a Catania, nella mia città. Allora, quindi mi sembrava doveroso come appunto nella bacheca, come presentazione, era carino presentare la mia immagine al museo di Escher, e nel retro vedete alcune immagini della mia Sicilia. Quindi in Wakelet, quindi, non è una raccolta di tutte le attività che ho sviluppato appunto per questo corso. Quindi cosa abbiamo? Tutto il calendario del corso, i vari momenti, il test introduttivo, il calendario, quindi la mappa di tutti i partecipanti al corso. Posso inserire con Wakelet i video, quindi ho estrapolato i video del corso appunto nel Wakelet. Dopodiché i vari momenti di sviluppo, sempre dei video per spiegare la mia posizione appunto, la presentazione di me stessa, perché bisognava presentarsi, quindi questo è un puzzle della mia Sicilia,
l'Etna, come vedete, la presentazione della scuola. Quindi nel Weklet possiamo mettere tutto, la presentazione personale, questa sono io qualche anno fa, i vari momenti del museo. Questo non lo apro, come diceva Cristiana, perché ci perderemmo. Comunque questo è uno story jumper realizzato con gli alunni, perché io ho dato dimostrazione visiva appunto dello story jumper realizzato con gli alunni per un progetto e-twinning. Dopodiché altri video, esempi di visite digitali in presenza e virtuali di alcuni musei, e poi spiego la motivazione della mia scelta. Questo è perché naturalmente ho realizzato questo progetto sempre in twinning per i 10 anni di twinning, visita reale della cattedrale di Catania, di musei. Questo è il progetto che poi ci ha portato alla vincita di un Quality Label. Non so, molti insegnanti, docenti conosceranno i twinning. Io non sono ambasciatrice ai twinning, ma sono molto attiva. Quindi con i ragazzi della scuola primaria si possono realizzare meravigliosi progetti i twinning. Abbiamo vinto, Escher Arte e Geometria in Gioco. Questo è l'attestato per gli alunni e il video, guarda caso, della mostra ad Escher e gli altri video. Vi volevo presentare adesso un'altra possibilità. Dunque, proprio per riallacciarmi a quello che ha detto Erasmo, entrando su Weklet si apre un mondo. La comunità di Weklet, io insegno inglese, sono laureata in lingue, quindi cerco sempre nuovi modi di scoprire nuove possibilità appunto di sviluppo, e vi invito, per chi volesse affacciarsi a questo mondo, appunto all'attività che io ho presentato per diventare ambasciatrice Weklet. Bisogna fare una presentazione di sé, perché si usa Weklet, è necessario che si appunto si seguano diversi corsi, Weklet tutorial, eccetera. Tutte le attività naturalmente che portano a questa scelta, sta caricando, non so se vedete, ecco, la mia formazione, attività svolte in classe, e poi naturalmente alla fine è arrivato questo riconoscimento. Un'altra attività di sviluppo appunto che vi volevo presentare è il mio Weklet realizzato. Vi volevo fare vedere appunto gli spaces. Dunque, vediamo un po' se ci riusciamo. Eccolo qua. Ciò che avevo realizzato con un attimo che carica, ecco, la visita virtuale che abbiamo registrato con i miei alunni con un insegnante brasiliano. Io sono una mia expert, quindi mi piace appunto un viaggio virtuale, a Skype trip to Brazil. Allora, tutto questo è partito da che cosa? Dall'incontro di un insegnante appunto mio, un mio expert brasiliano, abbiamo avuto un incontro Skype e addirittura due alunni di 9 anni durante il lockdown con la DAD si sono collegati con me. Questo Leandro, che io veramente ammiro tantissimo, un ragazzo eccezionale, molto giovane, si è presentato con un video e un PowerPoint sul suo paese, ci ha presentato il Brasile. I miei alunni si sono innamorati del Brasile,
Lui cosa ha fatto? Ha presentato sia l'Italia che incontra il Brasile, perché lui insegna a Firenze. Quindi ci siamo immersi nella sua vita, ci ha presentato la moglie, il carnevale in Brasile, l'Oktoberfest, immagini meravigliose del suo paese, Brasile, ecco, meraviglioso. Alla fine io ho registrato l'incontro Skype, che è qui, e allora cosa è venuto fuori da questo incontro? I miei alunni hanno voluto, pensate, sono 9 anni, vedete, sono qui, si sono addirittura da soli hanno voluto creare, non lo so, io ho detto, ma volete provarci? Gli ho lanciato una sfida, challenge, e praticamente... volete creare un PowerPoint con la stessa presentazione di Leandro? Sì, mi sentite? Sì, okay. Bene, Sì, io concludo dicendo che i miei alunni addirittura, lanciando questa challenge, gli ho proposto di creare un PowerPoint come quello di Leandro. Voi immaginate, hanno realizzato PowerPoint meravigliosi. Allora, per me questo è un tipo di valutazione del lavoro e di produzione nello stesso tempo meraviglioso. Quindi proposte di attività e di sviluppo nella scuola primaria. Grazie. Passo la parola a Massimiliano. Ok. Ciao. Tutti, sono Massimiliano, un docente, mi sentite? Sì, penso. Un formatore, ho pubblicato diversi libri, ricerche, ho scoperto, diciamo, Wacal, tra le mie ricerche, insomma, mi è subito piaciuto e ho iniziato a utilizzarlo e a consigliarlo. Sono stato, diciamo, il primo, ecco, fra gli ambasciatori a introdurre in Italia. Autore del video che trovate, e diciamo sul gruppo Facebook troverete poi da parte mia o degli altri ambasciatori, insomma, gli aggiornamenti sull'età. Vorrei appunto presentarvi, diciamo, un aspetto particolare. A me piace lo sviluppo, io creo le app sempre ai fini didattici, e quindi, essendo, diciamo così, il mio pallino, essendo attratto dalla creazione appunto di app didattiche, ho pensato di presentare proprio l'app Wacalet. Quindi ci spostiamo un po' sul mobile. E vado a condividervi un attimo la presentazione, ecco, così come se avessimo, diciamo, il cellulare. Ok, share screen. Ok. Si dovrebbe vedere, vediamo se... Ok. Riuscite a vederla, sì? Sì, sì. Perfetto, è partito. Ok, allora vediamo da vicino, quindi, la mobile app di Wacalet, come usarla, diciamo, meglio appunto dallo smartphone. E allora, l'app, dove la possiamo, diciamo, scaricare? Innanzitutto dal Google Play. Basta scrivere appunto Wacalet e già subito, diciamo, tra le ricerche dovrebbe comparirci, e quindi selezioniamo installa sulla nostra destra il pulsante verde. Cosa ci consente? Ci consente tutto quello che possiamo fare appunto attraverso il web. Ci consente di salvare i contenuti di nostro interesse, quindi i video, gli articoli e tutto quello che ci interessa. Anche la musica attraverso Spotify. Insomma, diventa anche un modo per avere, e poi lo vedremo a breve, non solo, diciamo, una collezione, ma anche come se fosse un blog, ecco. Per chi usa, diciamo, altri sistemi operativi, ecco, l'App Store, vedete, per iPhone, anche qui, sempre, Wacalet lo troviamo ed è disponibile.
chiaramente sempre in maniera gratuita, non solo vedete per iPhone, ma anche per iPad. E ultimo, ma non ultimo, su Amazon, vedete anche qui, fra appunto il, diciamo, fra le app di Amazon, troviamo anche la possibilità di poter scaricare Wacker. Quindi, diciamo, abbiamo la possibilità di poter utilizzare quest'app attraverso ogni dispositivo. Rimango anzi a disposizione per eventuali, diciamo, sviluppo, per un eventuale sviluppo per, diciamo, per l'Italia. Ecco. Anche Misba, ecco, se vuole, io, diciamo, sono disponibile per questo. Allora, vediamo ancora un po' più da vicino adesso come funziona questa app. Che, vedete, tutto il mondo dei social, diciamo, viene contemplato. Allora, vediamo di partire, appunto, Start Now, come funziona. Abbiamo, vedete, un menu in basso, dove possiamo vedere le nostre collezioni, le collection, i segnalibri, bookmarks, fare una ricerca, search, e il profile, il nostro profilo, appunto, è sulla nostra destra. Cosa possiamo fare? Anche qua, se clicchiamo su collection, lo vedremo ora fra poco, e vedremo le nostre collezioni. Io ne presenterò soltanto una, giusto per condividervela, anche perché già, diciamo, gli altri colleghi sono stati abbastanza bravi. Quindi ripeto, focalizzo un po' sulle app e vedremo, appunto, vedete, a sfruttare quindi i due pulsanti di collezione e segnalibri. Ma andiamo avanti. Ecco, search consente di scrivere, appunto, una collezione, cercarla e trovarla e quindi salvarla tra quelle che abbiamo noi. È possibile organizzare le collezioni, ecco, questo, diciamo, è un punto focale per chi utilizza Wacker. Quindi anche dall'app è possibile. Possiamo fare esposta la collezione, appunto, o segui una collezione da Join Collection. E quindi, diciamo, come vedete, le funzionalità permangono. Tutto ciò che noi facciamo, diciamo, attraverso il web, possiamo farlo sul nostro dispositivo mobile. Facciamo a questo punto, ecco, passiamo, diciamo, all'atto pratico. Cerco di essere breve, non tediarmi. Come si fa? Lo vediamo in inglese, ora ve l'ho prodotto in italiano. Lo vedremo, vedremo come salvare in click, diciamo, la nostra collezione. E vediamo, diciamo, praticamente, appunto, sul MUR, un sito familiare, diciamo, ai docenti, vedremo come procede. Allora, e si apre, appunto, il contenuto, si clicca su share e quindi si salva. Ma andiamolo a vedere da vicino, ecco, non perdiamoci, diciamo, in chiacchiere. Allora, per esempio, se digito sul nostro browser, attraverso il nostro dispositivo mobile, se digito MUR, vedremo la pagina del Ministero. Ok? In alto, sulla destra, sui tre pallini, clicco su condividi, quindi share the page. Dopodiché cliccherò su salva. E salva, ecco, vedete, quando su salva ci sarà un attimo di elaborazione in corso e ritroverò, diciamo, il contenuto nella collezione, diciamo, a cui io voglio, appunto, apportare modifico o crearne una nuova, insomma. E quindi potrò avere la possibilità proprio di godere appieno delle funzionalità che vengono messe appunto a nostra disposizione. Ci spostiamo adesso su una collezione con qualche altra nota così aggiuntiva, dopodiché ci lasciamo, insomma, ci salutiamo. Vediamo una mia collezione, appunto, Wacalet, basata su Flipgrid, di cui anche qua sono ambasciatore. Su questo abbiamo fatto anche un webinar attraverso Microsoft Italia. Ecco, possiamo, sapete bene, condividere la collezione, appunto, salvando il QR code che viene generato in automatico o fornire il link.
E perché presento Flip? L'ho detto appunto perché, prima di tutto, perché sono anche qua ambasciatore, ma ripeto, perché l'idea mi è nata in quanto vedendo le possibilità di aggiungere, vedete, un contenuto, alla fine sulla destra ho notato video col logo appunto proprio di Flipgrid. Allora, basta cliccare sul logo Flipgrid e che cosa succede? Avremo, diciamo, la possibilità di, vedete qua nel riquadro, make your video, possiamo creare il nostro video e quindi averlo a disposizione direttamente nella nostra collezione. Vi farò vedere, come vi dicevo, la mia collezione Flipgrid e in particolare su questo mi sto muovendo appunto così, la mia ultima passione è la realtà virtuale e vedremo come diciamo poter crearne una per i nostri studenti. E allora andiamo a vederla da vicino. Scusate un attimo. Massimiliano, hai il microfono spento? Sì. Allora, ricondividola. Eccoci qua. Perfetto. Ok, vedete? La mia collection. Ecco qui, Flipgrid. Che cosa è? Come vedete, è anche una piattaforma di social learning. Serve proprio, ci aiuta in quanto docente nell'apprendimento. E ogni vostro studente potrà caricare il proprio video. Diciamo che qui tutte le produzioni, diciamo, e tutti i tutorial per l'Italia sono appunto di mia creazione. Allora, vedete, su Flipgrid, vedete social learning, quindi dico, ognuno può inserire la propria discussione. Diventa molto, diciamo, reale, molto più viva, ecco. La discussione, perché invece di scrivere, ogni studente può appunto esporre il contenuto e con un breve video di pochi minuti, di solito un minuto già va bene, un minuto e mezzo è quello consigliato, il target consigliato, può appunto, diciamo, parlare, insomma, ed esporre la materia in cui, diciamo, è interessato, insomma, di cui è chiamato appunto a fare. Allora, vediamo qui remote learning, c'è l'apprendimento remoto su Flipgrid, c'è un mio documento a cui vi rimando. E molto spesso, insomma, un congresso, ecco, qua c'è a proposito di Flipgrid, un congresso che abbiamo organizzato. E stessa cosa, ecco, per le Wakelet. Ecco, Flipgrid AR. Le funzionalità R, come funziona? Basta scansionare, vedere il codice, c'è qua anche un breve video. Lo trovate su YouTube, il Flipgrid AR. Basta scansionare il QR e vedremo come, diciamo, sarà possibile la nostra... scusate un attimo. Ok, come sarà possibile condividere, diciamo, il nostro video? Ci sono stati altri congressi, vedete, oltre diciamo, quello che ho creato in Italia. Massimiliano, vedete, ti si sente molto attratto. Ragazzi, posta accanto, avrà un QR code. Nella griglia, sono, diciamo, sotto forma di griglia, grid, appunto Flipgrid, nella griglia vedrete accanto a ogni video il QR code. Ok, QR code. QR code che trovate anche per entrare a far parte di una classe, ok? O anche un, diciamo, un codice numerico. Qua nel mio, diciamo, nella mia collezione ho inserito anche
diversi modi, vedete, per creare dei poster delle attività. Addirittura è possibile, vedete, inserire per esempio le foto degli alunni, per ogni video dell'alunno stampare il QR code e scansionandolo, vedete, anche metterlo nelle porte, creare proprio un percorso. Scansionandolo potrete fare un percorso di storia, quindi di un percorso attinente alla nostra materia, e rivederlo, vedete, rivederlo, ecco, al computer, anche da smartphone, rivederlo, vedete, in maniera, diciamo, tridimensionale. Vedete qua un esempio di come si attiva. Per essere, diciamo, breve e veloce, vi ho inserito queste foto che troverete su tutto, diciamo, nel mio, appunto, nel mio contenitore intitolato appunto Flipgrid. E in particolare, perché diciamo Flipgrid è così come Wakelet, è idoneo per tutti gli ordini e gradi di scuola, in particolare per la primaria, qua, vedete, sempre nella mia collezione ci sono 5 modi creativi per diciamo, poter intraprendere un'attività attraverso il QR code. Per esempio, questo era molto bello e significativo, diciamo, mi è sembrato bello di poterlo inserire. E vedete, c'è un disegno fatto da un bambino. Il bambino cosa fa? Racconta la sua storia, il suo viaggio, per lui appunto meraviglioso qui allo zoo, e dopo aver stampato il QR code, vedete, si attiva il video e potete poi, diciamo, potete poi usufruirne appunto attraverso tutti i dispositivi. E per creare un video Flipgrid basta cliccare sul tasto plus, ma è la stessa cosa abbiamo visto accade se clicco su questo tasto attraverso la collezione, che diciamo attraverso la sua collezione su Wakelet. Va bene, interrompo la connessione, penso di essere stato nei tempi. Ecco, questo è tutto, insomma. Ecco, l'ultima cosa, chiudo veramente, l'ultima condivisione. Ok, siamo qui. Sì, vediamo se ci sono anche delle domande così, Massimiliano. Sì, infatti. Eccomi qua, questa è l'ultima, l'ho creato per voi. Che cos'è questo? L'ho pensato, diciamo, come regalo per oggi. Wakelet Italy Support and Collaboration, se volete, a disposizione, diciamo, è pubblico. Qua potete scrivere, aggiungere una vostra nota, un vostro screenshot, per esempio. Diciamo, su tutto quello che riguarda il mondo di Wakelet, il codice di invito per entrarne a far parte è questo, 573-1067. Quindi su wakelet.com, /invite, il codice è questo, ecco, vedete, e potete, diciamo, scrivermi le vostre perplessità. Va bene, chi è connesso magari attraverso, ecco, uno scanner può anche già farlo attraverso questo QR code qui visualizzato. E a questo punto veramente ho concluso, vedo che sono nei tempi, perfetto. Ribadisco grazie. Che anche... Sì, ribadisco che anche Irene, io ed Erasmo siamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e ci potete scrivere, insomma ci trovate sui social, e soprattutto ricordo di invitare i vostri colleghi, le vostre colleghe ad iscrivervi sulla community di Wakelet Italia che è presente su Facebook, in modo tale da condividere e continuare appunto il discorso sull'uso di Wakelet nelle nostre classi e adesso durante la didattica ibrida. Soltanto una parola in merito alla traduzione dell'app. Come vi dicevo, noi abbiamo effettuato già la traduzione cristiana dell'app, aspettiamo che loro facciano la revisione finale e poi rilasceranno la versione tradotta. Dicevano tra settembre e ottobre, orientativamente come periodo. Chiediamo se c'è sì, qualche domanda. Se no diamo la parola a Mishba. Grazie, thank you everybody. Have we finished? Yeah. Amazing, thank you so much, honestly. That was really good. I want to try and learn more Italian. So it was interesting trying to match the words which I know to the words which are being said, but hopefully the next time we do a webinar, I will maybe learn a few more words of Italian, because right now I just know ciao, grazie, that kind of thing. But thank you so much, Irene, Cristina, Massimiliano, and Erasmo.
I really, really appreciate it. This is just the first webinar, right? We're going to keep doing webinars for the amazing Italian Facebook group. Also, a big thank you to everybody who has joined us today. Grazie, you know, we know that it's a difficult time. It's a hard time right now for educators. And you've taken an hour out of your day to learn more about Wakelet. Another piece of news as well. We are starting to do a translation for the site. For Wakelet. So hopefully in the coming months, you will be able to have Wakelet in Italian. So all of the buttons and everything in Italian. So it should make it much easier for you to share with your students and with your communities. But I really appreciate it. Thank you so much. Irene, Cristiana, Massimiliano, Erasmo, you guys are amazing. You put on such a good show. I really appreciate it. I'll message all of you in the chat afterwards. And everybody who's joined us today, you will receive a certificate of participation for this particular webinar, and it will be recorded. So we will put it onto YouTube, and then you can share it with your learning communities as well. But thank you so much. We know that the Wakelet community is growing in Italy. Keep inviting people to the Facebook group. We'll be sharing more things like competitions, more webinars, and that type of thing. But thank you all so much. Irene, everybody, do you want to say goodbye and then we'll close? It was a pleasure, our pleasure. Thank you. Grazie mille. Thank you so much. Grazie. Salutiamo tutti allora. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie a tutti, ciao. Ciao, a presto, ciao. Ci ritroviamo sulla community, ciao. Thank you all, thank you so much. Bye bye. Grazie, ciao. Bye.